Questa non è una guerra di capi, principi, dinastie o di ambizioni nazionali. Questa è una guerra del popolo. Masse di gente senza nome in ogni paese sono pronte a offrirci il loro aiuto fedele. Questa è la guerra dei militi ignoti, pronti a combattere senza cedimenti, fino a quando saremo liberati dalla buia maledizione di Hitler. Febbraio del 1945, i tre leaders del mondo, Churchill, Roosevelt e Stalin, si incontrarono in Crimea, nella squallida stazione climatica di Yalta, per discutere dell'avanzata alleata. Confidavano nella vittoria, attendevano ansiosamente l'epilogo. Gli eserciti tedeschi si ritiravano sia sul fronte orientale sia su quello occidentale. Le forze alleate erano pronte a varcare il Reno. Il destino del mondo del dopoguerra era nelle mani di questi tre uomini. Churchill avrebbe detto: avevo l'impressione di essere il piccolo asinello inglese tra il grande orso russo e il bufalo americano. A Churchill infatti non sfuggivano i pericoli insiti nella fusione a Yalta di tre personalità distinte, divergenti ed egocentriche. Non sottovalutiamo le difficoltà, dichiarò. Popoli amici, nazioni in precedenza alleate, sono divenuti nemici nel giro di 5 o 10 anni di guerra. E così milioni di infelici sono stati presi in questo circolo vizioso, precipitando nell'abisso e riuscendo poi a risollevarsi a prezzo di grossi sacrifici. Ora abbiamo la possibilità di evitare gli errori delle generazioni precedenti e di giungere a una pace sicura. La gente invoca la pace e la gioia. Le famiglie saranno di nuovo unite? I soldati torneranno alle loro case? Si riedificheranno gli edifici distrutti? Coloro che hanno lavorato duramente potranno rivedere il focolare domestico? È una cosa meravigliosa difendere il proprio paese, ma abbiamo davanti a noi conquiste ancora più grandi. Ci attende il compito di realizzare il sogno dei poveri, di vivere in pace, al riparo della violenza e dal male, grazie al potere immenso che è nelle nostre mani. Churchill era sicuro di sé. Volle raggiungere il suo esercito nel momento in cui questo entrava in Germania. Fu questo il periodo più bello. Il suo nome sarebbe passato alla storia. Hitler personally, he writes on the giant shell, and the great 240mm gun is plotted to fire on one of the main German escape routes across the Rhine. Le ostilità cesseranno ufficialmente questa notte, un minuto dopo la mezzanotte, martedì 8 maggio. Ma per risparmiare vite umane, il cessate il fuoco è stato dato fin da ieri, su tutti i fronti. La guerra contro i tedeschi è finita. Possiamo concederci un breve periodo di festeggiamenti. Oggi, per l'Europa, è il giorno della vittoria. Today is victory in Europe day. In patria, Churchill era l'incarnazione, il simbolo della vittoria militare, il mastino britannico, il leone d'Inghilterra. Era vicino al suo re e alla sua regina e la gente lo adorava. Era stato lui a condurre il paese alla vittoria. Fu questo il momento culminante della sua carriera. Era certo che avrebbe vinto le prossime elezioni e che avrebbe guidato il suo popolo verso la conquista della stabilità economica e politica. Partito laburista e socialisti non rappresentavano una grave minaccia per lui. 5 anni fa vi ho promesso sangue, fatica, lacrime e sudore.
La vostra risposta unanime ci ha condotto, infine, alla vittoria sulla Germania. In the end, victory over Germany. Today, oggi abbiamo ancora lacrime, non più tante, grazie a Dio. E ci rimane la conquista del Giappone insieme con i nostri alleati americani. Venne per il paese il momento di votare. La scelta era tra il conservatore Churchill e il socialista Attlee. I voti affluirono da tutti i paesi dove ancora si trovavano le truppe britanniche. L'esito delle elezioni del 1945 fu una sorpresa quasi per tutti, non solo in Inghilterra ma nel mondo. Che cosa era successo a Winston Churchill e come mai la popolazione l'aveva rifiutato proprio nel momento a lui più favorevole? Durante la guerra ho avuto fiducia nel popolo inglese. L'ho avvertito dei pericoli che si avvicinavano ed esso non mi ha mai deluso. Che vergogna sarebbe, che pazzia, aggiungere ai nostri problemi le amare lotte sociali con le quali gli estremisti socialisti vogliono in un momento tanto critico esasperare gli animi. Non ho mai accettato ciò che certa gente ha detto, e cioè che io ho ispirato la nazione. La volontà della nazione è stata ferma, risoluta e, come si è visto, indomabile. La nazione e la stirpe britannica disseminata in tutto il mondo hanno avuto un cuore da leone. Io ho avuto la fortuna di essere stato chiamato a lanciare il ruggito. Le stanze sotterranee del gabinetto dove Churchill e il suo personale lavoravano nel primo periodo della guerra sono rimaste immutate. Fu qui che egli scrisse molti dei suoi discorsi e da qui seguiremo la folgorante ascesa al potere e le diverse tappe dell'eccezionale carriera di Winston Churchill, la cui vita potrebbe essere sintetizzata in una sola frase: agire oggi stesso. Churchill nacque il 30 novembre 1874 a Blenheim Palace, la residenza vita del duca di Marlborough. La villa era stata costruita con il denaro che il Parlamento, in segno di gratitudine, aveva elargito per commemorare le vittorie del duca sui francesi. Churchill venne alla luce qui. Sua madre era Jenny Jerome, una donna molto ammirata nell'alta società, da poco andata sposa a Lord Randolph Churchill, considerato una delle più brillanti personalità politiche. Winston era un bambino solo. Di sua madre disse: ai miei occhi brillava come la stella della sera. L'amavo molto, ma da lontano. Riversava tutto il suo affetto sulla sua baglia, Mrs. Everest. Per tutta la vita egli portò con sé la sua fotografia. Winston fu sempre attratto dagli eserciti e dalle flotte di navi. Da Blenheim scriveva a sua madre: ti sono molto grato per i bei soldatini che mi hai regalato. Mi sono divertito molto a giocare agli accampamenti. Subì naturalmente l'influenza degli illustri avi, i cui ritratti pendevano da ogni angolo del palazzo. Winston desiderava intensamente l'affetto dei genitori, ma suo padre, Lord Randolph, non lo vide quasi mai. Quando tornerai a casa, gli scriveva, desidero tanto vederti. Più tardi avrebbe avuto occasione di dire al proprio figlio: durante questa vacanza ho parlato con te più di quanto mio padre mi abbia parlato in tutta la mia vita. Winston fu mandato a scuola ad Harrow. Si racconta che una volta redarguito dal capoclasse replicò: un giorno sarò un uomo più grande di te. Anthony Store, psicologo. L'ambizione, come nel caso di Churchill, è uno stimolo coercitivo, risultato diretto di una privazione precoce. Infatti, se un bambino è intimamente convinto di valere poco, sarà spinto a cercare quei segni di consenso e di approvazione che derivano da conquiste esteriori. Suo padre rifiutava decisamente di andarlo a trovare a scuola e gli scriveva: sono certo che se non riuscirai a rinunciare alla vita oziosa, frivola e inutile che hai vissuto durante gli anni di scuola, diventerai un rifiuto della società, uno dei tanti falliti usciti dalle scuole private, e pian piano scivolerai verso un'esistenza spregevole, triste e futile. La brillante carriera di Lord Randolph si interruppe quando egli morì di sifilide a 46 anni,
Winston scrisse: «Gli alberi solitari, se sopravvivono, crescono forti. Così un ragazzo privato dell'affetto paterno spesso sviluppa un'indipendenza di pensiero che più tardi può equilibrare gli scompensi subiti nell'infanzia». Dopo Sandhurst, aiutato dalla madre, poté raggiungere le truppe operanti a Malakand, in India. Scrisse: «Ho cavalcato in prima linea sul mio cavallo grigio. Forse è stata un'imprudenza, ma io sono deciso a prendere dei grossi rischi e in queste circostanze nessuna azione è troppo audace o troppo nobile». Si recò quindi in Sudafrica durante la guerra dei Boeri in qualità di corrispondente del Morning Post. Anni dopo si sarebbe detto di Churchill: «La sua ammirazione per la strategia militare cessò fra i fili spinati della guerra boera». Comunque, catturato dai Boeri, fuggì in circostanze drammatiche dal campo di prigionia e ritornò trionfalmente in Inghilterra. Churchill venne eletto membro del Parlamento per Oldham il 1 ottobre 1900, due mesi prima del suo 26esimo compleanno. Si era ancora ai tempi dell'impero e qui si vede la regina Vittoria proprio un anno prima della sua morte, mentre si reca a un garden party caratteristico della sua epoca. Winston Churchill si trovò al suo ritorno in una società con rigide divisioni di classe e in cui egli era deciso a farsi strada. Ma un inglese troppo apertamente ambizioso suscitava sempre diffidenza. Ecco quanto dichiarava Beatrice Webb, fondatrice della Fabian Society: «Churchill è destinato all'impopolarità. Il suo egocentrismo, la sua irrequietezza, la mancanza di moralità e di raffinatezza intellettuale lo rendono sgradevole». A quell'epoca sembrava che Winston volesse ripercorrere la carriera paterna. Si batté infatti in favore della politica del padre contro i suoi nemici e di lui ripeté gli errori. Copiava persino il suo modo di vestire. Durante questo periodo scriveva una biografia di Lord Randolph. «Nel modo di pensare e di comportarsi ricorda stranamente suo padre. Di lui ha l'impulsività e la prontezza di spirito. Direi quasi che è ancora più abile». Nel 1904 Winston Churchill aderì al Partito Liberale. Tra i conservatori si era sentito frustrato. Come suo padre, aveva fretta. «Sono un liberale inglese. Odio il Partito Conservatore, i suoi uomini e i loro metodi. Non ho nessuna affinità con loro. Mirano solo a conservare gli interessi acquisiti. Vita grama per milioni di persone e manodopera a buon mercato per i milionari». L'età vittoriana volgeva al termine e le classi povere, col manifestarsi dei primi fermenti sociali, cominciavano a protestare per le interminabili ore lavorative e i miseri salari. Vi furono agitazioni nelle miniere. Un collega liberale disse di Churchill: «Winston è tutto preso dalla scoperta che ha appena fatto, i poveri. Crede di essere stato inviato dalla provvidenza per fare qualcosa in loro favore». Churchill si mise all'opera. Al Ministero del Commercio creò l'ufficio di collocamento. Lo sfruttamento dei lavoratori diminuì. Nel 1910 e 11 passarono le leggi in favore dei minatori. Il riformatore sociale William Beveridge dichiarava: «È incredibile quanto la personalità del ministro abbia potuto mutare il corso della legislazione in campo sociale nel giro di pochi mesi». Ma ciò non bastò a calmare i minatori, sui quali poggiava tutta l'economia. In seguito, Churchill compromise seriamente la sua reputazione in seno al mondo dei lavoratori quando improvvisamente mobilitò 50.000 uomini in armi contro i ferrovieri in sciopero. Venne aspramente criticato. Il Daily News: «Inconsciamente egli interpreta sempre una parte. Pensa a Napoleone e ai suoi illustri avi. Tende ad esagerare le situazioni. Ci si spiega perché mandò l'artiglieria in Sydney Street durante lo sciopero dei ferrovieri e i militari a destra e a manca come se fosse la fine del mondo. Si guarda compiaciuto procedere nel fumo della battaglia, trionfante, spietato, con un'espressione di terribile minaccia sul viso». Il carattere impulsivo di Churchill si manifestò nuovamente quando ricorse all'esercito per mettere in fuga tre ladri armati nell'assedio di Sydney Street.
Ciò lo espose di nuovo alle feroci critiche dei suoi avversari. Egli replicò: «Ho pensato fosse meglio lasciar bruciare completamente la casa, piuttosto che sacrificare vite preziose di cittadini inglesi per salvare quei feroci furfanti». Churchill era sempre più oggetto di critiche. Il suo entusiasmo, la sua impetuosità, la sua irriducibile ambizione non contribuivano certo a renderlo caro ai suoi colleghi. Il 12 settembre 1908 sposò Clementine Hozier e accanto a lei avrebbe vissuto felice per il resto dei suoi giorni. Eppure divenne il bersaglio del movimento delle suffragette, di cui non riusciva a comprendere gli intendimenti e le motivazioni. Scrisse a sua moglie: «Stai molto attenta a non aprire nessun pacco sospetto. Queste arpie sono capaci di farci saltare per aria. Vengono a chiedere di essere trattate come gli uomini. Ma io non sono d'accordo. Dobbiamo mostrare di avere rispetto e cortesia nei confronti del sesso debole». Una vignetta rappresenta Miss Garnet che lo assale con una frusta alla stazione di Bristol, gridando: «Bruto! Perché non tratti le donne inglesi come si deve?» Ma uno degli episodi più tragici del movimento delle suffragette accadde quando Emily Davidson si gettò sotto il cavallo del re a Derby e rimase uccisa. Il suo funerale paralizzò Londra. Tuttavia non fu soltanto grazie a uno di questi episodi che le donne conquistarono il diritto di voto, ma anche grazie a un fatto che pochi potevano prevedere. Il Kaiser, che era stato recentemente in visita in Gran Bretagna, aveva incontrato Churchill qualche anno prima. Mentre si trovava per manovre in Germania, Winston aveva scritto alcune righe che smentivano la reputazione che egli aveva di uomo insensibile. «Per quanto la guerra attiri e affascini la mia mente, con le tremende situazioni che comporta, più passano gli anni e più mi rendo conto di che perversa e abietta barbarie, di che follia si tratti». Molti pensavano ancora che una guerra futura si sarebbe combattuta con epiche cariche di cavalleria. Churchill, tuttavia, fece notare che «questi militari spesso non riescono a vedere le semplici verità che sono alla base delle relazioni fra tutte le forze armate». Quando venne trasferito al Ministero della Marina, volle potenziare la flotta. Era convinto che ciò avrebbe scoraggiato i tedeschi dall'attaccare. Come doveva dire più tardi Kitchener: «Vi è in ogni caso una cosa che bisogna concedergli. Quando scoppiò la guerra, la flotta era pronta». Così, nel 1914, all'età di 40 anni, benché molti ancora diffidassero di lui e lo disprezzassero, s'era guadagnato l'amicizia e la stima della maggior parte dei suoi colleghi. Egli stava allora attraversando uno dei momenti più felici della sua carriera. Con la decisione di inviare la flotta nelle basi belliche e di mobilitare le riserve senza l'accordo del gabinetto, dimostrò di avere capito la necessità di non lasciare che il paese venisse colto di sorpresa. Quale primo lord della marina, progettava di rinnovare la flotta, impiegando non più il carbone ma il petrolio. Si era assicurato lo sfruttamento dei campi petroliferi della Persia. Gardiner, autore dell'opera Pilastri della società, scrisse: «Che si interessi alla guerra, alla pace, alle riforme sociali o alla pace sociale o a qualsiasi altra cosa, Churchill vi si dedica anima e corpo, con tutto il giovanile entusiasmo che gli è proprio. I suoi amori potranno essere molti, ma avranno sempre l'ardore di un primo amore. Tenete d'occhio Churchill. Ricordatevi che egli è prima di tutto un soldato e che lo sarà sempre fino alla fine. Egli scriverà il suo nome a grandi lettere sul nostro futuro. Stiamo attenti che non lo scriva col sangue». Cominciò l'arruolamento per la Grande Guerra e Lord Kitchener richiese 1 milione di uomini per combattere contro la Germania imperiale. Le truppe partirono per il fronte. Provenivano da tutte le regioni dell'impero, dall'India, dal Canada, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e persino dall'Egitto. Partirono sicuri che avrebbero vinto la guerra prima di Natale e pochi si rendevano conto di ciò che li aspettava. Churchill scriveva: «Tutto porta verso la catastrofe e la rovina. Provo un vivo interesse, mi sento eccitato e felice. Non è orribile essere fatto così? I preparativi esercitano su di me un mostruoso fascino. Prego Dio perché perdoni questa mia spaventosa leggerezza».
Durante il primo anno di guerra, gli inglesi persero più della metà degli uomini che avevano mandato a combattere in Francia. Churchill voleva che le forze britanniche venissero impiegate in modo più redditizio, invece di lasciarle a masticare filo spinato nelle Fiandre. Non dovremmo restare immobili. Dovremmo programmare un'offensiva continua e progressiva. Il fronte occidentale, fermo sulle posizioni, si estendeva a quell'epoca dalla Svizzera al Belgio. Il piano di Churchill era di uscire da quella situazione di stasi lanciando un attacco combinato franco-inglese sui Dardanelli. Con una sola mossa si sarebbe potuto aprire un secondo fronte dalla parte dell'alleato più debole della Germania e dell'Austria, e con la presa di Costantinopoli si sarebbe provocata la resa della Turchia ostile. Contemporaneamente, con l'aiuto degli stati balcanici neutrali, gli alleati avrebbero potuto soccorrere la Russia che chiedeva aiuto. Ma le cose non andarono affatto così, e l'offensiva alleata sulla penisola di Gallipoli si concluse in un disastro totale. Churchill aveva sottovalutato i problemi degli sbarchi dei mezzi anfibi e aveva sopravvalutato l'efficacia dei bombardamenti navali, e da ultimo non riuscì a farsi accompagnare da Kitchener, ciò che lo privò di un appoggio militare. Così cominciò la lunga agonia delle campagne di Gallipoli, e già prima che si rinunciasse all'impresa, gli alleati lamentavano 250.000 vittime. Lo storico Hankey: dietro ogni episodio vi è tutta una serie di contraddizioni, congetture, indecisioni e controordini, prima di giungere all'apice della confusione in un mondo di distruzione e di morte. E più di 30 anni dopo, Churchill scrisse: a quell'epoca la vicenda dei Dardanelli mi aveva rovinato e un'impresa eccezionale era andata in fumo perché avevo dovuto cercare di organizzare un'importante operazione di guerra che richiedeva coordinazione, occupando una posizione subordinata. L'unico risultato del disastro di Gallipoli fu quello di togliere dal fronte occidentale truppe indispensabili, là dove gli eserciti si battevano nel pantano e i nemici lanciavano gas tossici nelle fangose trincee. Churchill fu obbligato a lasciare il Ministero della Guerra e andò a combattere in Francia. Scriveva a sua moglie: tanti sforzi, tanti anni di lotte e di preoccupazioni continue, e ora questa vita dura e crudele qui sotto il martello di Thor mi fa pensare a tutt'altro che all'azione. Talvolta penso persino che non mi rincrescerebbe molto cessare di vivere. Sono talmente divorato dall'egoismo che vorrei avere un'altra anima, essere in un altro mondo e incontrarti in un altro scenario. Quando i sottomarini tedeschi entrarono in azione nella guerra, affondarono un grande numero di carichi alleati allo scopo di tagliare i viveri agli inglesi e indurli così alla resa. In realtà Churchill aveva suonato l'allarme contro i pericoli costituiti dall'impiego di navi senza scorta e aveva proposto quello che fu poi chiamato sistema del convoglio. Il disastro dei Dardanelli aveva in effetti fatto passare inosservato quello che era stato l'autentico contributo di Winston alla guerra: l'espansione della forza navale e la sua iniziale efficacia. Aveva anche introdotto il carro armato in un'atmosfera di ufficiale scetticismo. Convinto che il suo paese avesse bisogno di lui, Winston tornò in Inghilterra per riprendere il suo posto nel Consiglio dei Ministri. Scriveva a suo fratello: non è orribile che mi si neghi ogni possibilità di servire il paese in questo terribile momento? Benché la mia sia una vita agiata, piacevole e felice, fremo perché non posso azzannare il nemico. Mio caro Jack, comincio a odiare. Ormai le donne lavoravano alla pari degli uomini nella disperata corsa per rifornire le truppe al fronte. E così, per colmo d'ironia, fu proprio Churchill, che era stato un tempo il bersaglio contro il quale le suffragette avevano rivolto la loro aggressività, ad aiutare le donne a conquistare l'eguaglianza. Nel 1917 gli era stato attribuito il Ministero dei Rifornimenti e Approvvigionamenti e aveva distaccato le donne nelle fabbriche. Fu allora che Churchill poté rendersi conto appieno del potenziale della sua nuova arma, il carro armato.
Non curandosi dello scetticismo del Ministero della Guerra, egli fu il primo a lanciare e a perfezionare questo nuovo mostro bellico. Prima dell'armistizio, 415 carri armati, schiantando ogni ostacolo, s'erano già aperti un varco nelle linee tedesche. Ma fu l'affondamento del Lusitania a dare una spinta decisiva in favore dell'Inghilterra. L'opinione pubblica americana, sdegnata per questo episodio, diede inizio a un movimento che decise l'entrata in guerra delle truppe americane. Il giovane Franklin Delano Roosevelt faceva parte di queste truppe. Infine la Germania, esausta, si arrese. La guerra era stata vinta, ma a che prezzo? La Gran Bretagna aveva perso 1 milione di uomini. Un'intera generazione era stata decimata. Vi erano 160.000 vedove in più e 300.000 bambini senza padre. Decine di migliaia di reduci avrebbero sofferto per tutta la vita di menomazioni fisiche dovute alla guerra. La mentalità e il comportamento della gente erano cambiati. Nel 1919 a Versailles, gli alleati incitati dai francesi imposero condizioni durissime ai tedeschi sconfitti. Churchill fu uno dei pochi che compresero la minaccia che ciò avrebbe rappresentato per la futura pace europea. Quando il maresciallo Foch seppe del trattato di pace di Versailles, osservò con singolare acutezza: «Questa non è una pace, è solo un armistizio di 20 anni». Versailles lasciò la Germania praticamente intatta, mentre gli alleati trionfanti continuavano ad affermare che avrebbero spremuto per bene la Germania, influendo così sia sullo spirito della razza tedesca, sia sulla prosperità del mondo intero. Frattanto, Churchill era diventato segretario di Stato per la guerra e, allarmato dalla minaccia di espansione del bolscevismo, la sua prima misura fu quella di inviare una spedizione militare contro i bolscevichi russi. Nel 1917 i bolscevichi, impadronitisi del potere, avevano concluso un armistizio con la Germania. Un piccolo contingente alleato s'era quindi installato sul territorio russo per proteggere i rifornimenti degli alleati. Churchill voleva potenziare questo contingente. Era convinto che i bolscevichi rappresentavano soltanto una piccola parte della popolazione russa e descrisse Lenin come un bacillo della peste, un mostro che strisciava giù dalla sua piramide di teschi. Questi avvenimenti si produssero in un clima di grande confusione. Nessuno sapeva se l'Inghilterra era in guerra oppure no. Churchill fu di nuovo attaccato dal Partito Laburista, che lo accusava di volere una guerra per gli interessi del capitalismo. Perse ogni appoggio. Nessuno voleva un'altra guerra. Il piano fallì. Di nuovo fu oggetto di sarcasmi. Va a caccia di leoni e porta a casa gatti. E il pregiudizio di classe era grande. Lloyd George, forse ingiustamente, scrisse: il protagonista più irresponsabile della guerra antibolscevica fu Churchill. Il suo anticomunismo era viscerale. Il suo sangue ducale si rivoltava contro l'eliminazione totale dei granduchi di Russia. D'altro canto Winston trascurava l'ammodernamento dell'esercito e dell'aviazione. Nel 1919 quest'ultima era già di per sé modesta e mentre era in carica Churchill ne ridusse ulteriormente il bilancio, adducendo il motivo abbastanza valido che l'impero britannico non sarà impegnato in un'altra guerra per almeno 10 anni. Personalmente era stato un appassionato del volo, benché sua moglie lo avesse spesso supplicato di rinunciare. Volare infatti a quell'epoca era ancora un'impresa rischiosa. Frattanto, nel 1920, in Irlanda i disordini erano giunti a un punto critico. In risposta alle agitazioni sociali e alle violenze di piazza, l'esercito inglese e l'esercito regolare irlandese, i Black and Tans, avevano istituito dei campi di internamento e dato inizio a rappresaglie
distruggendo vaste zone della città di Cork. Ciò scosse profondamente l'opinione pubblica inglese e irlandese. Venne decisa un'inchiesta, ma il ministero, intervenendo prontamente, fece sì che il rapporto non venisse portato a conoscenza del pubblico. Parve che Churchill approvasse quelle rappresaglie. Dichiarava infatti: i Black and Tans dovrebbero avere la stessa libertà d'azione di cui gode la polizia di Chicago e di New York quando ha a che fare con bande di criminali armati. Ciò lo rese ancora più impopolare. I laburisti dicevano: in nome della Gran Bretagna si commettono cose che la rendono esecrante al mondo intero. Tuttavia, in realtà, v'era un certo mutuo rispetto fra Churchill e i negoziatori irlandesi. E dopo l'intervento del re si giunse a un accordo per cui si riconobbe uno stato libero irlandese nell'Irlanda del Sud. Ma anche questa volta la reputazione di Winston rimase offuscata da quella che sembrava una passione per il confronto. Nelle successive elezioni fu sconfitto. Non era stato in grado di condurre una campagna elettorale efficace, poiché era all'ospedale. E nel 1922 scriveva: in un baleno mi trovai senza ministero, senza seggio, senza partito e perfino senza appendice. Molti avrebbero aggiunto: e senza avvenire. A quell'epoca egli stava politicamente virando a destra. Il Lord addetto alla stampa, Beaverbrook, scrisse: è ormai completamente su posizioni di destra ed è sempre più di principi conservatori. Nella campagna del 1924 metteva in guardia contro la minaccia bolscevica. Vi era panico nell'aria. Quando fu resa pubblica la falsa lettera di Zinoviev, che evidenziava un pericolo bolscevico per l'Inghilterra, il paese votò per i conservatori e Churchill ritornò in Parlamento. Il primo ministro Baldwin lo nominò ministro delle finanze. Fu una strana scelta, poiché egli aveva scarse conoscenze in materia. Si lamentò: se fossero soldati o generali capirei quello che dicono, ma così per me è come se parlassero arabo. La stabilità politica e sociale era l'obiettivo perseguito verso il 1925. Le democrazie erano ancora scombussolate dalla guerra e impaurite dalla minaccia del marxismo. In una società in cui sussisteva ancora una netta separazione fra le classi, il mantenimento dello status quo costituiva la principale aspirazione. Contro il parere dell'economista Keynes e di altri, Churchill con il suo primo bilancio non incorse nel rischio e riportò l'Inghilterra alla base aurea. Fu un momento storico. La sterlina, dicevano, deve poter guardare in faccia al dollaro. Così divenne più difficile trovare denaro e la disoccupazione crebbe. Sia l'industria del carbone che quella tessile e le grandi industrie dell'anteguerra attraversavano un periodo di crisi da cui non si sarebbero più risollevate. Ovunque vi era povertà e disperazione. Si erano formate zone depresse al nord, nord-ovest, in Scozia e nell'Irlanda del Nord. La soluzione proposta dal primo ministro fu la seguente: i lavoratori di questo paese devono accettare diminuzioni salariali per permettere all'industria di ristabilirsi. I minatori, sostenuti dalle Trade Union Corporation, non accettarono. Churchill arrivò a un accordo. Un credito governativo di 10 milioni di sterline ai minatori revocò temporaneamente lo sciopero. Ma qualche mese dopo scoppiò un nuovo sciopero in segno di solidarietà con i minatori. Si è spesso accusato Churchill, a torto, d'aver interrotto i negoziati con i sindacati. Il motivo dell'ostilità fu in realtà la British Gazette. Churchill aveva fondato questo giornale unilaterale e provocatore che godeva dell'appoggio del governo. Ora il campo di battaglia non sono più i trasporti, ma la stampa, egli scrisse. Nella Gazette presentava i lavoratori come il nemico ed escludeva ogni possibilità di compromesso. Il successo fu sorprendente. Nel giro di una settimana la tiratura superò i 2 milioni di copie. Non v'è dubbio che ciò contribuì a por fine allo sciopero, ma il rancore della classe lavoratrice nei confronti di Churchill aumentò. Lloyd George più tardi descrisse la Gazette come una sconsideratezza di prim'ordine agghindata con i fronzoli vistosi del giornalismo di terza categoria. La minaccia di rivoluzione svanì e 9 mesi dopo i minatori ritornarono nelle miniere, accettando le condizioni dei padroni come un esercito sconfitto e mortificato. Il conflitto di classe si era risolto pacificamente. Lo status quo era salvo, seppure a prezzo di grossi rischi.
Churchill rimase al tesoro per un periodo in cui preparò e chiuse altri 3 bilanci, ma non godeva di popolarità. Secondo Gardiner, i conservatori lo detestavano, i liberali diffidavano di lui e i laburisti lo odiavano. Ma Churchill era così compreso di sé e assorbito dal suo lavoro che le notizie della sua impopolarità lo coglievano di sorpresa. Non mi sono mai prestato a intrallazzi. Tutto ciò che possiedo me lo sono guadagnato con il mio lavoro, eppure mi si odia più di qualunque altro. Nel 1929, all'età di 54 anni, in seguito alle votazioni, perse il suo incarico al ministero. Non vi avrebbe più rimesso piede per 10 anni. Ma benché praticamente in pensione, trovò il modo di avere tante occupazioni quante ne aveva al ministero. E visto che la politica è cosa volubile, la sua popolarità ricominciò presto a crescere. Viaggiava molto e teneva molte conferenze. Gli vennero conferite lauree ad honorem. Ma ancora una volta Churchill mise a repentaglio il proprio avvenire, buttandosi a capofitto in un problema controverso e complesso. Fin da quando giovane era stato in India, Churchill credeva nell'unità dell'impero. Aveva viaggiato molto anche nel Medio Oriente, non solo durante le campagne militari, ma anche prima, negli anni 20. Lì, appunto, dopo aver creato la Transgiordania e l'Iraq con Lawrence, fu molto colpito dai pionieri ebrei in Palestina. Promise loro un territorio nazionale e, dopo aver visto il lavoro compiuto dagli ebrei, aggiunse: «Sfido chiunque a lasciare che una tale opera venga sconvolta con violenza e brutalità da un attacco fanatico della popolazione araba». Certo, egli non poteva prevedere quali sarebbero stati gli sviluppi dal punto di vista geografico e politico. Lo stesso si poteva dire dell'India, che stava cercando a fatica di conquistarsi l'indipendenza politica. Mahatma Gandhi faceva pressione perché venisse concessa l'indipendenza all'India, organizzando massicce campagne di non violenza e di disobbedienza civile. Ma Churchill era ben lontano dal capire le qualità di quest'uomo e i motivi della sua lotta. Si diede a descrivere Gandhi come un uomo fanatico, perfido e sovversivo, aggiungendo: «Non serve a nulla cercare di placare l'appetito di una tigre con carne di gatto. La perdita dell'India significherebbe il crollo definitivo dell'impero britannico. Non ci sarebbe alcun rimedio a una simile catastrofe». La confusione attuale nei partiti politici in Inghilterra può facilmente produrre il caos in India. Occorre avere una linea politica pratica e chiara, eseguirla con coraggio e convinzione. Ora veniva considerato nel suo paese come un estremista. L'Inghilterra conobbe negli anni 30 un'altra situazione caotica, una recessione economica di proporzioni mondiali, che era iniziata con il crollo della borsa di Wall Street. Franklin Delano Roosevelt stava affrontando efficacemente questi problemi con le importanti e radicali misure che caratterizzavano il suo New Deal. In Inghilterra i lavoratori in sciopero ritornavano a sfilare e le strade erano piene di gente affamata. Ma ancora una volta il sistema democratico britannico riuscì alla meno peggio a risollevarsi dalla crisi. Gli operai ritornarono ai loro posti di lavoro, l'industria si rimise in moto, più o meno allo stesso ritmo di prima. La crisi economica rovesciò il governo laburista e portò alla prima coalizione governativa in tempo di pace. Durante la depressione Churchill sembrava distaccato dalle dure realtà alle quali la gente doveva far fronte. Lo si considerava un uomo politico estraneo che pensava solo in termini globali. Come disse lo storico Isaiah Berlin: «Churchill si preoccupa solo del suo mondo d'azione e non si può dire fino a che punto sia mai stato cosciente di quello che può passare nella mente e nel cuore degli altri». Mr. Churchill's figures are 35,956, Mr. Comyn's car 15,670, Mr. Ranger 4,713. Therefore declare Mr. Churchill duly elected a member of Parliament for the Epping Division of the County of Essex. Churchill quindi andò a visitare l'America, dove fu investito da un taxi a New York e comparve allora nei cinegiornali americani. Era sua intenzione mettere in risalto la stretta amicizia che univa la Gran Bretagna agli Stati Uniti. Senza dubbio l'Inghilterra era ancora debitrice di forti somme di denaro dall'ultima guerra.
Ma come dimostrarono gli avvenimenti successivi, i suoi legami con l'amministrazione americana si sarebbero ancora rinforzati oltre ogni previsione. Benché Churchill non occupasse più alcun posto ministeriale, venne rieletto al governo nel 1931. Ma in quegli anni Winston passò la maggior parte del suo tempo nella sua residenza di campagna di Chartwell, definita una strana combinazione di casa privata, grand hotel e ufficio governativo. Consacrò buona parte del suo tempo e delle sue energie a stendere il piano dei giardini e fu qui che scrisse molte delle sue opere più note, compreso La vita e l'epoca di Marlborough e il volume biografico La mia giovinezza. Non mi sono mai annoiato e non ho mai avuto un momento di ozio. Ho vissuto in pace e felice nella mia dimora, circondato dalla mia famiglia. L'attività ininterrotta e gli affetti familiari lo aiutarono a superare le profonde crisi depressive che egli chiamava il cane nero, crisi di cui la famiglia aveva sofferto per generazioni. Oltre che occuparsi dei giardini, egli cominciò dei lavori in muratura e per questo si guadagnò la tessera sindacale. La sua fede nel destino storico dell'Inghilterra e la sua visione romantica del passato di questo paese divennero allora evidenti nei suoi scritti storici. Infatti, se questi furono anni di inattività politica, egli riuscì in ogni caso a stabilire un utile legame fra letteratura e vita pubblica. Il suo senso della storia influenzava la sua visione del mondo. Churchill, a quell'epoca, era sempre più preoccupato per la minaccia del fascismo. Dal suo studio di Chartwell uscivano severi ammonimenti sul pericolo del nazismo. Non illudetevi. Queste bande di baldi giovani teutonici, nei cui occhi brilla il desiderio di soffrire per la patria, non cercano l'uguaglianza, vogliono le armi. E quando le avranno, credetemi, chiederanno che vengano loro resi i territori perduti. Benché gli effetti del nazismo fossero evidenti a tutti, molti credevano ancora che fosse stata la corsa agli armamenti a provocare l'ultima guerra. Quindi in Inghilterra molti pensavano che la debolezza fosse da preferirsi all'uguaglianza. Allo sciovinismo spensierato che aveva condotto alla prima guerra mondiale era subentrata una profonda paura di un'altra guerra. Il fascismo ebbe i suoi seguaci anche in Inghilterra, dove Mosley e le sue camicie nere proponevano una soluzione alternativa. Le risse e la violenza sottolineavano le profonde spaccature all'interno della società, mentre gli inglesi erano costretti a far fronte alla realtà del nazismo. Ma nel 1936 gli ammonimenti di Churchill rimanevano ancora inascoltati, poiché l'attenzione degli inglesi era tutta rivolta al re, Edoardo VIII, e alla sua intenzione di sposare un'americana divorziata, Wally Simpson. Dovete credermi quando vi dico che ritengo impossibile portare il peso delle responsabilità ed assolvere i miei compiti di monarca come intendevo fare senza l'aiuto e sostegno della donna che amo. Il primo ministro Baldwin, appoggiato dal governo e da gran parte della popolazione, chiese l'abdicazione. Churchill fu il solo ad approvare e sostenere Edoardo. La sua ostinazione ancora una volta lo discreditò agli occhi dei colleghi e della gente, proprio in un momento in cui la sua popolarità riprendeva quota dopo il disastroso intervento nella questione indiana. Di conseguenza, i suoi avvertimenti circa i pericoli del nazismo e la necessità di riarmarsi vennero ignorati. Ritengo insopportabile per il nostro paese cadere in balia del potere della Germania nazista, subirne l'influenza e le nostre esistenze dipendere dai suoi umori e dalle sue pressioni. È per evitare questo pericolo che ho fatto tutto il mio possibile per salvaguardare il mantenimento della difesa. Thank you.
Hitler aveva sperimentato le sue macchine da guerra in Spagna e Mussolini in Abissinia. Gli alleati stavano a guardare. L'Austria venne invasa e la Cecoslovacchia minacciata. Churchill scrisse: l'Europa si trova di fronte a un programma di aggressione calcolato e regolato a puntino e che noi percepiamo solo gradualmente. Non ci resta che una scelta: o sottometterci, come ha fatto l'Austria, oppure prendere misure efficaci finché siamo in tempo. Se continuiamo ad aspettare, quanti dei nostri amici diventeranno nostri nemici? Quanti alleati potenziali verranno uno dopo l'altro inghiottiti mentre noi stiamo a guardare? Gran parte degli inglesi tirarono un sospiro di sollievo quando Chamberlain firmò con Hitler un patto di non aggressione, ma Churchill mise in guardia: io non rimprovero alla nostra gente leale e coraggiosa il moto spontaneo di gioia e di sollievo, ma bisogna che si conosca la verità, che la gente sappia che esistono negletto e deficienze nella nostra difesa, che sappia come affrontare una sconfitta senza una guerra, che sappia che l'intero equilibrio d'Europa è stato sconvolto dalle parole pronunciate contro le democrazie occidentali. Il governo aveva la scelta tra la guerra e il disonore. Ha scelto il disonore e avrà anche la guerra. Dopo l'invasione tedesca della Polonia, la guerra fu infine dichiarata. L'Europa si trovò impreparata di fronte alla rapidità e alla brutalità dell'avanzata tedesca. E mentre la Wehrmacht invadeva tutta l'Europa, l'Inghilterra rimase sola contro il terrore nazista, fino a quell'ora invincibile. Non appena riuscì a controllare lo spazio aereo francese, Hitler si preparò a colpire l'Inghilterra. La Luftwaffe avrebbe piegato l'isola ostinata e messo a tacere Churchill con le sue incessanti condanne e le ingiurie all'indirizzo del caporale Hitler. In Inghilterra tutto era pronto. Churchill era già stato rieletto primo lord della Marina, proprio la carica che aveva dovuto lasciare con dolore e rammarico esattamente un quarto di secolo prima. Chamberlain fu obbligato a dimettersi nell'aprile del 1940 e Churchill, benché secondo nella scelta, divenne primo ministro. Finalmente avevo il potere di dirigere tutte le operazioni belliche. La mia vita passata non era stata che una preparazione a questo momento e a questo compito. A Dunkirk, 335.000 uomini vennero strappati a una morte quasi sicura. Sembrò un disastro e un miracolo allo stesso tempo. Ora gli inglesi attingevano la loro forza nella fiducia che Churchill sapeva infondere. Con lui si sentivano sicuri. Senza di lui forse non sarebbero sopravvissuti. Solo a sentire le sue parole, il popolo in ansia riacquistava speranza ed energia. Durante la guerra Churchill realmente mobilitò la lingua inglese. Combatteremo in Francia. Combatteremo sui mari e sugli oceani. Combatteremo nei cieli con forza e fiducia crescenti. Difenderemo la nostra isola con ogni mezzo. Combatteremo sulle spiagge, combatteremo sulla terraferma, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline, non ci arrenderemo mai. Nell'estate del 1940 sembrava imminente un'invasione tedesca. All these things are signs of the will and eagerness of the individual to offer himself and herself in the country's service. The will is there. Harness it, Mr. Churchill. It is ready and waiting to be employed. Con la battaglia della Gran Bretagna, il mito della supremazia aerea dei tedeschi venne spezzato.
L'Inghilterra era sola e Churchill attraversò l'Atlantico per riallacciare le sue relazioni speciali con l'America e per chiedere aiuto a Roosevelt. La guerra andava male in Europa e in Inghilterra Churchill era di nuovo oggetto di critiche, ma non per questo perse la sua apparente fiducia in se stesso. What kind of a people do they think we are? Che specie di gente credono che siamo? Possibile che non si rendano conto che non cesseremo mai di perseverare nella nostra opposizione fino a quando avranno appreso una lezione che loro e il mondo intero non dimenticheranno mai? Se abbiamo attraversato nel modo in cui l'abbiamo fatto i secoli, i mari, le montagne, le praterie, non è perché siamo fatti di pasta frolla. Non abbiamo chiesto che modificassero le regole del gioco. Non scenderemo mai al livello dei tedeschi e dei giapponesi. Ma se qualcuno ci tiene a fare il gioco duro, noi accettiamo la sfida. But if anybody likes to play rough, we can play rough too. Il primo intervento alleato si ebbe nell'ottobre del 1942, quando Montgomery rispose all'attacco di Rommel in Africa settentrionale e sconfisse le forze tedesche. In Russia Hitler aveva commesso gli stessi errori già commessi nella storia. Nel gennaio del 1943 i tedeschi si arresero a Stalingrado. A Casablanca Churchill, sostenuto da Roosevelt, insistette per la resa incondizionata della Germania. Hitler si vantava che avrebbe cancellato, questa era la sua parola, cancellato le città inglesi. E certo nel corso di 9 mesi, prima che abbandonasse gli attacchi aerei, abbiamo subito danni enormi. Abbiamo avuto più di 40.000 morti e più di 120.000 feriti. Ma chi semina vento raccoglie tempeste. But now those who sowed the wind are reaping the whirlwind. Churchill, malgrado le reiterate richieste di Stalin, non riuscì a formare un secondo fronte in Europa per alleviare la pressione nemica sulle forze russe. Gli alleati, invece, insieme con gli americani, dalla Sicilia risalivano lentamente a nord. Ma le sorti della guerra erano ormai mutate. Sei giorni dopo, Churchill attraversava la Manica per recarsi in Normandia ad assistere di persona all'avanzata delle truppe alleate. Ben presto gran parte della Francia fu liberata e De Gaulle ritornò a Parigi. Churchill finalmente confidava nella vittoria. Gli alleati avanzavano verso la Germania da ovest e i russi da est. Vi erano ormai le premesse per la conferenza di Yalta, durante la quale si sarebbe deciso sul destino e l'equilibrio dei paesi europei. Hitler e Mussolini erano morti e la Germania si arrese. The Premier saw the place where Hitler and Eva Braun were reported to have been burned. No sympathy was wasted here. Dopo Yalta ci fu Potsdam, dove ebbe luogo l'ultimo degli incontri dei tre grandi. Truman aveva sostituito Roosevelt. Churchill sarebbe quindi ritornato in Inghilterra per ripresentarsi alle elezioni. Non aveva torto quando disse a Stalin: io sono il solo capo di governo che può essere destituito dal popolo in qualsiasi momento. Questa sua frase si sarebbe in seguito rivelata profetica. Tornò anche Clement Attlee, il rivale socialista di Churchill, l'intruso. Che speranze potevano nutrire lui o il suo partito contro Churchill? Si procedette allo scrutinio dei voti. Il paese intero trattenne il respiro. Let's face it, whoever imagined such a result. And slowly the moral of it all struck home. Labour landslide. Here is the state of parties up to 3 o'clock in detail. Conservatives 180. Era incredibile, ma Attlee aveva vinto.
Proprio all'apice della gloria, Churchill era stato respinto. La popolazione inglese e i soldati all'estero avevano votato per un nuovo ordine. Essi guardavano con fiducia al futuro, perciò avevano voltato le spalle al passato. Da allora Churchill, il grande vecchio, fu sempre amato e venerato. Faceva qualche apparizione sulla scena politica, poi spariva. Il suo nome sarebbe stato scritto a caratteri indelebili nella storia della Gran Bretagna e del mondo. Ma non riuscì mai a dimenticare la sconfitta del 1945. Per Churchill è particolarmente valido l'antico detto secondo cui l'uomo è l'artefice del suo destino. Morì il 25 gennaio 1965 all'età di 90 anni. Il corteo funebre seguì il percorso che Churchill stesso aveva tracciato. Si suonarono i brani e si cantarono gli inni che egli stesso aveva scelto per il proprio funerale. Egli aveva chiamato questo suo ultimo grande piano Operazione Senza Speranza. In contrasto con la pompa di questo funerale, Churchill aveva chiesto di essere seppellito nel tranquillo cimitero di campagna di Blenheim, il luogo in cui era nato, la residenza a vita dei Churchill.